L'Albania, colpita dal terremoto, si riscopre generosa e solidale. I differenti livelli salariali tra l'est e l'ovest frenano l'integrazione europea. L'Austria, ancora senza governo, riflette sulla corruzione politica. I poteri economici e la politica contro la libertà di stampa in Bulgaria. L'economia e la finanza cinese stanno diventando sempre più dominanti in Serbia. A Lecce sono stati ricordati i volontari polacchi che hanno combattuto per liberare l'Italia. Una nazione ferita, traumatizzata nel dolore, ma anche una nazione che si è riscoperta solidale e generosa con chi ha bisogno. Questa è l'Albania del dopo terremoto. Il sisma che ha sconvolto la regione di Durazzo ha provocato almeno 50 vittime, centinaia di feriti, molti ancora dispersi, migliaia gli sfollati. Questi i numeri di un bilancio ancora provvisorio. In questi giorni in Albania anche la polemica politica, solitamente molto aspra, è stata almeno in parte silenziata per dare spazio ai soccorsi. Il sisma ha mostrato però anche le debolezze strutturali di un paese che in alcuni settori è forse troppo orientato solo al profitto ed è meno attento alla sicurezza dei singoli e della comunità. Difetti questi che purtroppo sappiamo non sono presenti soltanto in Albania. Produce speranza ed è motivo di orgoglio invece la solidarietà europea che il terremoto ha innestato. A Bruxelles, Berlino e Parigi si sta affermando la convinzione che per garantire il sviluppo economico bisogna creare un salario minimo europeo. Le cancellerie, anche su pressione dei sindacati, sono costrette a pensare come evitare che le differenze salariali tra i paesi occidentali e quelli orientali dell'Unione Europea inaspriscano forme di concorrenza sleale e una delocalizzazione senza regole. In questo contesto, a Bruxelles si ritorna a parlare con forza di stipendio minimo europeo. Luca Visentini, segretario della Confederazione Europea dei Sindacati, rimarca che il salario minimo esiste già in 22 paesi dell'Unione Europea, non esiste solo in 6 nazioni, Italia, Austria, Cipro e a nord in Danimarca, Finlandia e Svezia. Il salario minimo quindi non è necessariamente sinonimo di salario dignitoso. Il problema è che tra quelli che hanno il salario minimo legale, molti non hanno la contrattazione collettiva e l'assenza di contrattazione collettiva nazionale di settore porta ad una crescita insufficiente dei salari. È per questa ragione che noi stiamo vedendo sempre di più una divaricazione drammatica tra i salari dell'Ovest e i salari dell'Est, ma dopo la crisi anche tra i salari del Nord e quelli del Sud. C'è quindi un problema molto grave in Europa di come si fa a far ripartire la crescita dei salari, ma soprattutto a chiudere il gap che esiste tra Est e Ovest, tra nord e sud. Ma il salario minimo europeo è la soluzione? Un salario europeo minimo è molto difficile, inteso come una cifra identica per tutti, perché le situazioni tra le varie economie sono molto diverse, anche il potere d'acquisto è molto diverso, i costi della vita e così via. Quello che però si sta cercando di fare a livello europeo, e speriamo che la nuova Presidente della Commissione europea mantenga fede all'annuncio che ha fatto, è quello di creare un meccanismo europeo per far crescere i salari in maniera omogenea. Lei ha detto nel suo discorso davanti al Parlamento: vogliamo che ogni lavoratore e lavoratrice in Europa abbia un salario dignitoso, che deve essere raggiunto o tramite i salari minimi legali o attraverso la contrattazione collettiva. Ecco che allora è possibile concepire uno strumento legislativo a livello europeo che aiuti la crescita dei salari in tutti i paesi e che, diciamo, faccia sì che la crescita dei paesi dell'est acceleri rispetto a quella dei paesi dell'ovest. Nei paesi dell'Europa orientale un problema è rappresentato anche dallo scarso rispetto dei diritti sindacali. In gennaio in Ungheria i lavoratori della Audi, aiutati dal sindacato tedesco IG Metall, hanno scioperato ed ottenuto un aumento dello stipendio del 18%. Sempre in Ungheria però, ma in uno stabilimento di una multinazionale giapponese, 12 operai sono stati licenziati perché volevano fondare un sindacato. È difficilissimo organizzare i lavoratori nelle varie aziende, è difficilissimo riuscire ad aprire persino un tavolo negoziale con moltissimi imprenditori. Quindi è chiaro che se si vuole far crescere i salari bisogna prima di tutto difendere i diritti sindacali ed è attraverso queste iniziative a livello europeo che si può tentare, diciamo così, di migliorare
migliorare la situazione da questo punto di vista, perché poi altrimenti tutto è affidato soltanto ai rapporti di forza. Dove c'è il sostegno del sindacato tedesco in un'impresa tedesca si riesce ad ottenere un risultato, quando c'è invece un'impresa giapponese dove non c'è nessuna solidarietà internazionale che possa aiutare il sindacato ungherese, alla fine si hanno addirittura i licenziamenti degli iscritti al sindacato. In 9 paesi membri dell'Unione Europea, Lettonia, Romania, Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Estonia e Lituania, il reddito minimo rimane tra i 400 e i 600 euro mensili. Il video di Ibiza, ovvero il vice cancelliere austriaco Heinz Christian Strache, che si dice pronto a incassare finanziamenti da una presunta oligarca russa in cambio di appalti pubblici. Ora altri documenti aggravano la posizione dell'uomo che prometteva di por fine al malaffare. Una serie di messaggi WhatsApp nei quali Strache tratta con l'alleato del Partito Popolare un pacchetto di nomine in società controllate dallo Stato. La Procura federale indaga per corruzione. È l'ultimo di una serie di scandali documentati dal settimanale Falter, che da 2 decenni e più coinvolgono a vario titolo esponenti nazionali liberali e del Partito Popolare. Si parla di finanziamenti illeciti ai partiti, di posti pubblici assegnati non per merito ma per appartenenza politica, e si sospetta addirittura che certe leggi e concessioni possano, per così dire, essere state comprate. Cioè, insomma, tanto lavoro per la Procura anticorruzione. Ballhausplatz di Vienna, sede della Cancelleria. 2 partiti si sono alternati finora alla guida del governo, popolari e socialdemocratici, quasi sempre in coalizione. Spartirsi posti è stata pratica comune nella Repubblica rosso-bianco-rossa. Stavolta c'è di più. In questo caso non abbiamo solo i partiti che si spartiscono posti e incarichi pubblici. Il sospetto è più grave e che si tratti di una vera e propria corruzione. Delusi dalla politica, molti austriaci guardano con fiducia ai tecnici che dal giugno scorso formano un cosiddetto governo di transizione. Lo ha insediato il presidente Alexander Van der Bellen e lo guida Brigitte Bierlein, alto magistrato. Un governo che piace a quasi 2/3 degli austriaci perché vara misure pragmatiche. Il divieto di fumo nei locali, ad esempio, se ne è discusso per anni, ora è in vigore. Bene così anche per i fumatori. Io non ce la faccio da sola a smettere, quindi ben venga il divieto del governo che mi fa fumare di meno. Ne ho parlato anche con il proprietario del locale. Hanno fatto bene. È decisamente meglio per tutti che non si possa più fumare. La fiducia nei tecnici ha radici storiche, aggiunge chi conosce la tradizione austriaca. Il funzionario di Stato in Austria è considerato molto altamente dalla gente, perché sai che è uno che sa il suo mestiere, che non fa parte di questi giochi politici e che ha la sua lealtà non in un partito politico, un'opinione politica, ma nello Stato, nella res pubblica. E questo gli dà questo potere. E penso che la gente è molto sollevata, che ormai il governo da un po' di tempo viene gestito da questi qua e fanno delle cose ragionevoli. I tecnici hanno comunque le settimane contate. I vincitori delle elezioni del 29 settembre, popolari e verdi, stanno trattando per il nuovo governo. Lo guiderà il leader popolare Sebastian Kurz, con il verde Werner Kogler suo vice. Un'alleanza inedita, anche se già sperimentata in alcuni Länder. Suo compito più difficile, riconquistare la fiducia dei cittadini nella politica. La Radio Nazionale Bulgara, un edificio austero nella prima periferia di Sofia, 90 anni di storia e l'invidiabile dote di essere oggi uno dei media considerati più affidabili dal pubblico. Silvia Velikova è una delle conduttrici del canale Horizont, quello con i più alti indici di ascolto. Il suo programma Predivšički, prima di tutti, affronta la cronaca giudiziaria, un argomento sensibile nel paese balcanico, che ha recentemente scatenato uno dei casi più eclatanti nella storia del giornalismo bulgaro. Sono stata convocata dalla direzione. Mi hanno detto che mi avrebbero tolto la trasmissione e che non sarei più andata in onda. Una comunicazione molto breve. Hanno specificato che c'erano persone scontente di come stavo seguendo la procedura di nomina del nuovo procuratore generale.
procuratore si è sbronaguato, un procuratore. La notizia della rimozione della Velikova arriva in redazione come una bomba. In solidarietà con la conduttrice, nessun collega dà la disponibilità a sostituirla. Lo stesso direttore, Nikolaj Krastev, è costretto a richiamarla per dirle che le viene riassegnato il programma. Quando però il giorno dopo Velikova deve andare in onda, il segnale non c'è più. I 70 ripetitori sono spenti, per 5 ore la Bulgaria è senza la radio pubblica, un evento mai accaduto, neppure durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Associazione dei giornalisti europei parla di golpe contro il giornalismo e organizza la protesta Diamo un segnale, con una simbolica staffetta che porta il segnale radio dagli studi ai ripetitori. Lo spegnimento, giustificato con improbabili lavori urgenti di manutenzione, diviene un autogol. Il direttore generale viene rimosso e Velikova definitivamente reinsediata. La Bulgaria è al 111° posto su 180 nella classifica sulla libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, unico paese dell'Unione nella zona rossa. Il caso più noto all'estero è quello dell'omicidio a Russe, ottobre 2018, della giornalista televisiva Victoria Marinova. Ma nel paese esiste un complicato intreccio tra media, Stato e oligarchi, simboleggiato dal politico e imprenditore Delian Peevski. Il declino dei media è cominciato con l'allontanamento di nomi simbolo del giornalismo bulgaro e la comparsa di un grande gruppo mediatico legato al magnate Delian Peevski. A molti colleghi sono state tolte sedie e microfoni. Questo ha educato gli altri. Peevski è sempre uscito indenne da ogni scandalo che lo ha coinvolto, incluso quello del fallimento della Banca Commerciale, il più grande crack finanziario nella storia della Bulgaria democratica. L'inchiesta in quel caso era condotta proprio dal nuovo procuratore generale, Ivan Geshev, sempre più criticato non solo dai giornalisti. Da 3 mesi migliaia di cittadini bulgari protestano contro la procedura di elezione del procuratore generale. Geshev non è adatto perché non ha le qualità professionali per essere procuratore generale di Bulgaria. Le indagini sullo spegnimento dei trasmettitori della Radio Nazionale, intanto, sono in corso, condotte dal procuratore Geshev. I cittadini della Romania, nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, hanno confermato Klaus Iohannis. Il capo dello Stato uscente è stato votato dal 63% degli elettori, mentre la sfidante Viorica Dăncilă, dei socialisti, ha convinto il 37% degli elettori. Ha votato quasi il 50% degli aventi diritto. Le bandierine serbe e cinesi nelle mani degli operai asiatici a salutare l'arrivo del primo treno merci cinese nella capitale serba. Destinazione Novi Beograd, soddisfatto il presidente serbo Aleksandar Vučić, presente anche il vice ministro del commercio cinese, qui anche Ming. Il viaggio del convoglio ha attraversato la Mongolia, la Russia, la Bielorussia, la Polonia e l'Ungheria, di fatto una parte della lunga via della seta. È durato un mese, ha percorso 10.500 chilometri. Oltre al trasporto di 500 tonnellate di attrezzature che permetteranno alle ferrovie cinesi e alla China Communications Construction Company di avanzare velocemente nel progetto di costruzione della ferrovia ad alta velocità Belgrado-Budapest, l'arrivo del treno merci sancisce per l'ennesima volta un legame ormai indissolubile, quello della Serbia, con il paese del dragone. La Cina è molto presente in Serbia, ormai da diversi anni. Gli inizi dei rapporti economici con Pechino risalgono all'epoca di Milosevic. Quando la Serbia è rimasta isolata, la Cina si è presto dimostrata prezioso alleato. L'influenza cinese si è poi consolidata dal 2008, dal momento in cui l'Europa e gli Stati Uniti hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. È in quel frangente che la Serbia si è avvicinata ulteriormente alla Russia e alla Cina, paesi che hanno iniziato a investire a Belgrado.
Investimenti e prestiti in continuo aumento. La Cina ormai da qualche tempo ha adottato una strategia di soft power nei Balcani occidentali. Se ciò sia un bene o un male, dipende chiaramente dai punti di vista. Nel centro di Belgrado ha la sede il network di rapporti investigativi sulla situazione nei Balcani. Di fatto è un'agenzia che analizza e studia l'andamento economico, politico, sociale dell'Est Europa, dove proprio i rapporti con la Cina sono sorvegliati speciali. Poco distante, dall'altra parte del fiume Sava, a Novi Beograd, è stata costruita la sede serba della Bank of China, la banca commerciale interamente controllata dallo Stato cinese. Attraverso i suoi conti, negli ultimi anni ha fatto arrivare in Serbia diverse centinaia di milioni di euro. L'opinione pubblica vede chiaramente di buon occhio questo tipo di investimenti. La Cina in Serbia non si è limitata a costruire ponti e autostrade, ma ha anche acquistato le acciaierie di Smederevo, rilanciato il complesso minerario del rame, sta costruendo la ferrovia Belgrado-Budapest. La gente vede di buon occhio la ricostruzione delle infrastrutture perché servono. Il problema è che ai cittadini non è stato ben spiegato che si tratta sempre e soltanto di prestiti e non di donazioni. Molti credono che la Cina ci stia regalando qualcosa, ma non è così. Pechino non regala niente. Di più, per la realizzazione delle opere infrastrutturali finanziate in Serbia, usa una percentuale rilevante di materiali e manodopera cinese. Ma questo tipo di aiuti rischia di mettere la Serbia in una condizione di indebitamento che ne potrebbe minare la stabilità politica ed economica. Lo chiediamo a Erik Kossuta, spedizioniere triestino, presidente di Confindustria Serbia e Montenegro. Non è il caso della Serbia, ci sono altri paesi dei Balcani che magari hanno questo problema qua. La Cina sta investendo in progetti strategici sia per la Serbia che per la Cina. E di qualche settimana fa l'annuncio del ministro della difesa serbo Aleksandar Vulin, che ha dichiarato apertamente che il nuovo alleato cinese rafforzerà l'esercito serbo anche con una serie di droni. Notizia questa che potrebbe ulteriormente allontanare la Serbia dall'Europa. Vigili del fuoco italiani, sloveni e croati sono stati impegnati nel porto di Pola, in Istria, in una esercitazione congiunta. L'esercitazione si è svolta nel quadro dell'accordo Nord Adriatic Maritime Incident Response Group, il cui obiettivo è di costituire un meccanismo di risposta in caso di incendi o altri incidenti su navi in mare aperto, nell'area tra Pola e Trieste, come pure al contenimento di sostanze inquinanti in prossimità delle coste. Durante l'esercitazione di Pola è stato simulato il soccorso a un traghetto investito da un incendio a bordo. Il generale eroe è l'orso soldato. Questa è la storia del glorioso secondo corpo d'armata polacco che dal Medio Oriente sbarcò a Taranto per combattere i nazisti al fianco dell'armata britannica. Al seguito della truppa del generale Vladislav Anders c'era anche un simpatico orso bruno che masticava sigarette e beveva birra. Wojtek, come lo chiamarono i due soldati che lo addestrarono, divenne il simbolo dell'armata. La sua immagine fu impressa sulle magliette e sulle fiancate dei camion. Si distinse trasportando casse di munizioni proprio durante la campagna d'Italia, tanto che l'esercito polacco lo arruolò ufficialmente come soldato semplice. Una statua che lo rappresenta è stata di recente inaugurata a Cassino. Se in Italia lo stiamo conoscendo solo adesso, in Polonia Wojtek è quasi una celebrità. La storia di Wojtek è diventata adesso molto popolare perché è un modo di far imparare ai giovani, più giovani, la storia della guerra del secondo corpo polacco. Sempre a Cassino è sepolto il generale Anders, l'impavido condottiero che ha scritto questa commovente pagina di storia tra la Polonia e l'Italia, l'uomo che al termine del conflitto consentì ai suoi giovani soldati di poter studiare a migliaia di chilometri da casa. Mio padre ha pensato all'educazione sempre, veramente una persona eccezionale. Anche durante la guerra Russia, Mezzo Oriente e poi dopo la guerra in Inghilterra ha creato le scuole, gli istituti. L'ambasciatrice ricorda con emozione la figura del padre che in particolare nel Salento creò 5 scuole militari che mise a disposizione delle sue truppe.
Diversi di questi militari nel tempo libero, fra questi mio padre, Bronek Pankiewicz, conobbero donne salentine e poi si sposarono e entrarono nei cuori delle popolazioni, perché aiutarono le popolazioni salentine non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista alimentare e sanitario. Per far sì che quel legame non vada disperso, quei tempi sono stati finalmente rievocati all'Istituto Agrario Presta di Lecce, dove tutto ebbe inizio. È una testimonianza anche della straordinaria lungimiranza del generale Anders, che subito dopo la conclusione del conflitto immaginò di offrire una speranza di reinserimento, un'opportunità di futuro per questi giovani che avevano sacrificato parte del loro tempo, alcuni con la vita, anche per la liberazione dalla guerra.